L'autunno non sarà facile, questa crisi molto pesante mette a rischio il futuro industriale del nostro paese e quindi il lavoro. A dirlo il ministro del lavoro Elsa Fornero in un'intervista a Radio Anch'io. Per il ministro dobbiamo puntare sull'industria, dove però non ci sono soltanto responsabilità della politica ma anche del credito e degli imprenditori stessi, che forse devono avere un atteggiamento più volto all'investimento, ha detto Elsa Fornero. E per quanto riguarda il caso Ilva, con la possibile chiusura degli stabilimenti dell'acciaieria di Taranto, per Fornero bisogna ridare dignità alla classe operaia, che significa anche sicurezza e salute. L'Italia dei Valori, con riferimento all'autunno caldo preannunciato dalla Fornero, ha le idee ben chiare. Dedicheremo quest'autunno a raccogliere 1 milione di firme per abrogare l'articolo 8 e per ripristinare l'articolo 18. Proprio perché vogliamo difendere il posto di lavoro dagli operai licenziati ingiustamente e illegittimamente, e vogliamo difendere il contratto collettivo di lavoro come garanzia minima per chi al lavoro c'è. Staffetta di sciopero della fame per una nuova legge elettorale, ad iniziare il deputato PD Roberto Giacchetti, che ha portato avanti lo sciopero per 35 giorni. Ora il testimone viene raccolto da altri 25 deputati da tutti gli schieramenti, che si sono proposti di digiunare a turno, ognuno per 24 ore. Una staffetta che si dovrebbe concludere il 1° settembre. All'iniziativa presentata in una conferenza stampa alla Camera hanno aderito tra gli altri Benedetto Della Vedova, Ermete Realaci e Pierluigi Castagnetti. Avviare un digiuno a staffetta con il quale mi chiedono di sospendere il digiuno che sto facendo da 35 giorni e riprenderlo a settembre, quando riprende l'attività parlamentare. Sono chiuse le porte del Parlamento, ma non deve venire meno l'attenzione e l'impegno di tutti affinché il porcellum sia superato e si faccia una riforma della legge elettorale. Noi siamo al fianco dell'iniziativa di Roberto Giacchetti, anzi subentriamo per il mese d'agosto senza la forza della sua iniziativa, perché noi facciamo un giorno a testa, per prendere la staffetta di un'iniziativa che chiede al Parlamento, alle forze parlamentari, di adempiere un impegno che hanno già preso con gli italiani, cioè di cambiare la legge elettorale e di cominciare a cambiare la legge elettorale in tempo per il prossimo voto, naturalmente. Chiarezza sulle stragi e sulla presunta trattativa Stato-mafia, così il PDL ha presentato una proposta di legge per istituire un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi degli anni 92 e 94 e quindi la presunta trattativa Stato-mafia. 50 le firme già raccolte tra deputati e senatori del PDL. L'iniziativa, ha spiegato il primo firmatario Pietro Cannella, nasce in occasione dell'ultimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Si tratta di una proposta di legge che mira a istituire una commissione d'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Riteniamo che molto si è detto, tanto si è fatto, si è scatenata, come dicevamo, una nube tossica intorno a istituzioni, a uomini delle forze dell'ordine, alte cariche dello Stato, personaggi politici, e noi vogliamo che il Parlamento scriva la storia e la verità su uno degli aspetti più bui di questa Repubblica, accertando le eventuali responsabilità su un avvenimento che ha segnato profondamente la nostra storia. L'unica cosa che interessa a Casini e all'UDC pare, e mi dispiace, sia solo il potere. Ma qui c'è una grande sceneggiata napoletana, no? Guardi, io credo che i fidanzamenti si fanno sempre in due. Non esiste più l'alleanza di centrosinistra di cui parla Bersani. Ho apprezzato certamente le parole di Casini a proposito della nostra proposta e quindi credo che si possa, diciamo, avviare un dialogo costruttivo. C'è un po' di plastiche facciali. Chi ritiene di voler fare un tratto di strada con noi sa dove trovarci, non siamo noi a dover andare in giro a cercare gli altri. Credo quindi che è meglio costruire alleanza su fatti concreti, non su fotografie immaginifiche, così come le propone Casini.